Nella seconda parte inizio da questo. Continuiamo ad avere questo contrasto tra la definizione di potere, cioè quella di poter fare quella cosa perché posso, no? E quindi avere il potere di, che chiaramente porta ai personalismi, alle fiere della vanità e alla disconnessione completa tra parole e fatti, e quindi ai terreni dell'inconsapevolezza. Ma poi è la seconda definizione, vale a dire abbattere ostacoli in presenza di barriere non, e non mi pare proprio che ce ne sono i fratelli Lumiere, i fratelli Wright, Pasteur e Fleming abbiano basato le loro scoperte sui sondaggi di opinione. La prima definizione, quella che porta il personalismo alle dispute dialettiche e alle fiere delle vanità, ovviamente fanno completamente parte della prima definizione, avere il potere di. E quindi ecco che chi scopre veramente qualcosa ha di fronte a sé degli ostacoli monumentali, e quindi deve avere delle capacità di intenzionalità nettamente superiore alla media per sopperire a questa inconsapevolezza legalizzata. Ma ci sono dei fatti concreti, molto precisi, che definiscono come questo legame parole-fatti salta in aria. Si definisce, cioè, che praticamente le cose si risolvono attraverso i decibel, le maggioranze, le minoranze, i sondaggi d'opinione, i personalismi, che questi poi provocano alla riduzione degli spazi di vita dell'uomo. Eppure ci sono delle cose, ad esempio, se tu passi davanti a una zona ed è completamente disarmonica, immondizia, brutalità umana, illegalità diffusa, questi non sono in realtà fatti concreti. Dietro ci sono dei pensieri assolutamente pessimistici, inconsapevoli e negativi sulla funzione dell'uomo, e sono largamente maggioritari ed accettati. Quando invece accade l'incontrabile, perché questi pensieri negativi, che pure ci sono, sono impediti di agire dall'uomo stesso e dai suoi parametri. Questa è la base del fatto per cui i pensieri sono l'elemento che poi portano o qualcosa di positivo o qualcosa di nefasto, quest'ultimo largamente maggioritario. E poi c'è la distorsione dell'individuo. C'è un episodio concreto che lo dimostra. Una donna viene falciata da un'auto, è una giovane madre, da solito è consapevole. Questa è una categoria che è veramente difficilissima, tant'è che se cammini in un marciapiede devi anche stare attenti a quelli che ti stanno attorno, perché potrebbero anche avere la luna di traverso. Ma qual è l'elemento? Si definisce che, cioè, se il tipo che ha ucciso questa donna viene arrestato, naturalmente la cosa si risolve lì. Quella donna, il marito avrà un risarcimento danni economico molto forte. E lì termina la cosa. E si dimentica volontariamente di qualcosa di molto più importante. E che, cioè, i figli non avranno più una figura materna come la propria madre, che ne sarà della loro vita interiore e anche concreta da lì in avanti. Quando il loro padre andrà ai giardinetti per farli giocare e vedranno una giovane madre e un giovane padre che giocano con i loro figli, questi, i figli che hanno perso appena la madre, come si sentiranno? Tutto questo non fa parte del contesto, che si limita alla questione monetaria, ed è un pauroso materialismo che annienta l'uomo, che annienta l'individuo, che annienta la sua vita interiore completamente. E questo è veramente un pauroso relativismo
e nessuno cita mai questo aspetto qua, che è l'aspetto più importante per l'individuo, che deve stare molto attento all'inconsapevolezza dei suoi simili. E questo è un altro degli elementi che fa saltare il meccanismo parole fatte. E poi c'è la sofferenza umana, è lì che veramente esce fuori il tutto. Vale a dire, devi andare in ospedale perché devi andare a trovare un tuo amico, ma nelle vicinanze si trova le sociologie di massa, urla, antagonismi, personalismi, fiere delle vanità e quant'altro. Ma quando vai in ospedale ti capita di sbagliare piano e vai nel reparto di oncologia e lì percepisci la forza del silenzio, la potenza, perché lì percepisci la lotta per la vita autentica, che non ha niente a che fare con dispute dialettiche, personalismi e fiere delle vanità. E quando esce una bambina di 6 anni completamente calva, con una flebo, l'abbraccio che viene con sua madre vale 10.000 anni di dispute dialettiche, di personalismo, di serie delle vanità, di dialoghi al non senso all'interno del Parlamento Castro, dai principi dell'assurdo e via dicendo, perché ogni secondo è una conquista. Ogni secondo è un pensiero nuovo, ogni secondo è una percezione autentica della vita. Ma c'è di più, e questo è un mio fatto personale che dimostra come parole e fatti saltino in aria quando vivi certe condizioni e le vivi in prima persona. Mi è capitato nell'ottobre dell'anno scorso di avere una patologia cardiaca e lì ho dovuto incominciare a far fronte a tante cose nuove e di subire ogni giorno situazioni non facili, astenie, dispnea e via dicendo. Ma cos'è accaduto in tutto questo percorso? Che persone che parlavano di sofferenza umana mi hanno accusato di essermi inventato una malattia, cioè di voler tentare di costruirmi uno spazio mio. E quindi ecco che al disagio che avevo ho dovuto sopperire anche questo tipo di situazione da parte di individui che oltretutto non facevano che parlare della sofferenza umana e della solitudine. E allora, quando andai in ospedale per essere operato d'urgenza, perché stavo andando a finire in una crisi sincopale, io lì veramente ho trovato un qualcosa di bello, perché mi sono trovato di fronte a una situazione amichevole, soprattutto per un cartello nel reparto dove sono stato poi ricoverato. In questo reparto non si alza la voce e poi soprattutto nessuna posizione autocentrica, vale a dire che mi hanno dato tutti i dati possibili e immaginabili sull'operazione che avrei subito. E quando sono andato nella sala operatoria io ero tranquillissimo, perché mi avevano dato tutta una serie di dati che mi mettevano in posizione molto serena. Ecco qui l'elemento parole fatte. Se non ci sono posizioni autocentriche, se la vita umana viene vista come è sostanziale, l'individuo non subisce le negatività delle passioni umane, dei personalismi, delle fiere delle vanità, delle dispute dialettiche, le quali sono come
se uno venisse operato al cuore ma senza anestesia, perché appunto sono il dominio dell'inconsapevole. Questa è la seconda parte di quello che volevo dire. Nella terza affronterò qualche altro tema che ha molto a che fare con la pietà di Michelangelo, e vi farò capire perché.